Nonostante la giornata non sia molto delle migliori, e speriamo per ragazzi di Alessandro Ghini fare spettacolo. Esatto, intanto entrano interamente in campo con la maglia bianca i Cavalieri di Prato, vice campione italiano e giovane. Pausa per ricordare lo dice no, conto per andare immediatamente ad aggredire, che inizia la i Cavalieri ci mettono le mani e vanno a rubare il pallone, infatti facile profeta, la ripartenza immediata, si riversa nella metà campo avversaria, Diego Del Nevo, arriva adesso il sostegno, c'è spazio all'esterno, il buco centrale, questa volta c'è, prende, prova ad andarsene via Vezzosi, ancora spazio, se avesse c'era crociato, una prateria esatto. All'esterno già, e cambia addirittura un di scelta, mamma mia, sì, veramente a sostegno, ancora Frati in mediano a lavorare questa volta, per la bella corsa di Filippo Vezzosi, che va a incrociare, ma fuori il primo avversario Vezzosi, ancora Vezzosi e guardalo lì, però si scioglie Reggio, l'avanzare di Vezzosi, poi bravissimo il regalo Vezzosi, e la meta facile per sempre, difesa bravissima Vezzosi per carità, ma difesa sai leggerina assolutamente, però Prato ha una velocità di gioco che in questo momento mette in netta difficoltà la difesa di Reggio Emilia, in più sia Vezzosi che Iovini hanno mani e gambe Vezzosi, e poi sostituisce sempre. Intanto Marco Frati trasforma. E quindi il punteggio sia a livello di possesso che di occupazione territoriale. No, torna sui primi passi, per punta verso di terra gioca Motori, pallone rubato perché l'offload di Dori alla disperata è nelle mani direttamente di Prato. E adesso attenzione, Fabiani Cavalli, Vezzosi, il sostegno di Tempestini, tre uomini su lui, rimane in piedi, mantiene il possesso, si gira, pallone sul fronte dei compagni. Prato deve allargare da quest'altra parte, arriva il pallone per Berryman, la corsa di Gavini. Gavini prova a andarsene, finta l'offload, due uomini su lui, Gavini si gira, pallone sul fronte, offload per Berryman che si scontra con Michele Sepe, ancora il possesso per di Prato, per tornare sul centro, però qui è decisamente più presidiato rispetto a quello che era l'esterno. Bravissimo, e poi Vezzosi, via Alberto Saccardo, Rocco Giaggiù pronti a Tempestini, per sua fortuna il pallone è troppo alto, Tempestini che si è fatto attaccare direttamente il posto, il pallone per Berryman che è ancora però da troppo all'altezza, è bravissimo, bello, Vezzosi adesso il Vezzosi. Pallone vola dritto in mezzo ai pali, Reggio 3, Prato 7. 12 volte fermo! Buona ricupera del pallone, poi il calcio che però non esce. Esce, gioca anzi, veloce. La linea non la vedo proprio. E Berryman attacca dritto per dritto. Che bella corsa! E adesso chi lo prende? Berryman, pallone che schizza. Prato, mezzo ai pali. Poi Bosco, che si trova i Cavalieri, taglio di c'è confusione che Willy non aveva un bersaglio chiaro da servire all'esterno, Berryman. Guarda che ha fatto Berryman, riesce a rimettersi in piedi, gran palla per Sepe. Adesso è saltato tutto, io inizio prende l'avversario e poi lo mette giù, ma gran lavoro di Vezzosi. Berryman, prova a andarsene, Gavini, guardate il suo slalom, Gavini. Sarebbero stati dolori, sembra che Prato voglia alzare il ritmo e giocare molto rapidamente. Pensa, c'è e anche la mira, tre punti. L'applauso di Prato a subito aggressivi, non troppo profondo. Berryman, evita l'impatto con resta spazio all'esterno per Prato e Ken che ne regge, lo mette a terra puntazione di Vezzosi che va a aprire il gioco per Berryman, angolo di corsa, cerca un corridoio, rischia il velo, pallone mantenuto da Prato in qualche modo largo, ci sarebbe McKen più che libero, viaggia, rimane verso l'interno perché Maestorovic che se lo porta letteralmente dietro con un paio di avversari, buona sarebbe ancora, bel applauso, il tuffo fermato a un mezzo Giovanchelli, mamma mia, però capisci che è un po' diversa la musica rispetto a viene punta sì, ma la seconda forse resta, ma sta girando verso il pallone, attraverso il pallone, molta tecnica. Allora, è un gioco molto
collaudato e negli spazi è veramente bravo a profittare qualsiasi errore. Finché siamo stati nell'ordine del gioco, siamo andati un po' più bene. Ogni pallone rotto, ogni difesa che si rompeva, aveva una differenza di grande e anche un bellissimo sostegno ci abbiamo usato. Di Bernardo, lasciato a terra e rubato il pallone. E si salva Prato, anche se non è possibile questa situazione, brutto passaggio e adesso tocca le gambe di Billy Gavini. Che spinge, guarda come spinge, Gavini, ancora lui, prova. Il buco, mamma mia, l'avanzata è notevolissima dell'estremo del Reggio. Poteri, ma questo peso, forse troppo. Guarda che bel rimbalzo, grande il calcio di Omberiman. Attenzione perché adesso la mossa sembra è alta, non c'è meta. Inizia adesso un possesso Prato. Contro spinta di Reggio Emilia. Pick and go, prova Sardani Bernini. Siamo? Il braccio è calato. Molto unico. Riesce a portare il pallone. Volato. Se lo prova i palli, sai. E ritrova. Quella di Lanco Storto, fantastica infrazione, poi il calcio a tagliare il campo, saldamente Berryman, buona presa, cambio di passo, Berryman, fuori uno, Berryman non riesce ad saltare anche il Bruno Mantovani, in quel possesso proprio della ratta per Borsi, ancora della ratta, raccoglie il pallone, poi ricacciato letteralmente indietro, difeso Berryman, Pezzosi. E Prato adesso accelerito, Pellizzari, fermato lì, con le soluzioni della ratta rapidissima, andare sul posto, poi l'incrocio, il cambio di passo, Billy Stellini prova ad andare a salire di meta, non ce la fa, è rapido Castagnoli, a porsi davanti, a tenere lo sollevato, cambio di direzione. Ancora spinta di Prato. Si difende con il cuore Reggio, ma oltre non riesce a fare in questa fase. Mamma mia, non reggono più gli impatti. Ancora Pellizzari resta in piedi. Nifo, meta! Ed è la quinta. Pallone in mezzo ai pali, trasforma. Finita la partita, Riccardo.